Buonasera a tutti, bentrovati a questa rimpatriata del calcio a 5, a questa festa del calcio a 5. Dopo tanto lavoro di preparazione, finalmente siamo tutti quanti qui riuniti in quella che più volte in questi giorni abbiamo voluto definire come una festa del calcio a 5. Una festa che però può andare in scena grazie a tutti quanti voi che siete presenti, ben 43 società rappresentate, oltre ovviamente alla presenza, e lo ringrazio, del delegato regionale Giorgio Moretti e di tutti quanti i dirigenti di questa bella realtà che è il calcio a 5. Dunque, dicevo, è la prima occasione per un galà del calcio a 5 Marche che giunge a conclusione della prima edizione invece di una trasmissione televisiva e radiofonica interamente dedicata al calcio a 5, appunto calcio a 5 Extra Time. Come vi ho detto in precedenza, adesso andremo a premiare tutti quanti i migliori allenatori, giocatori e portieri di tutte le categorie dalla Serie C2 alla Serie A2, e questo è stato reso possibile grazie al voto che hanno espresso la giuria tecnica e quindi tutti gli allenatori delle categorie dalla Serie A2 alla Serie C2 e tutti quanti voi che siete qui presenti insieme al pubblico di Calcio a 5 Extra Time. Quindi tutti questi voti messi insieme hanno dato vita ad una graduatoria che darà vita poi al nome ufficiale e quindi ai premiati. Nel frattempo Elisa può andare in giro per i tavoli pronta per raccogliere le vostre domande. Allora, illustrata questa importante e doverosa premessa, vi ricordo che la trasmissione andrà in onda giovedì sera, giovedì dopodomani alle ore 22 su ETV Marche. Iniziamo con presentare i candidati delle varie categorie e quindi anche i nomi dei vincitori. Candidati per la Serie C2, girone A, per il premio di miglior allenatore erano i signori. Davide Bussolotti dello Sporting Lucrezia, Roberto Marcelletti del Pietralacroce 73, Alessandro Bagnacani della Chevrolet Team, Roberto Scarpellini dell'Olimpia Cucurano e Francesco Ferri del Futsal Fano. Un applauso a tutti quanti loro. Ebbene, con il 60% dei voti ricevuti tra giuria tecnica e giuria popolare, decreto vincitore del premio come miglior allenatore. Lo invito a raggiungerci qua sulla postazione di premiazione, Davide Bussolotti dello Sporting Lucrezia. Complimenti mister, puoi raggiungerci qua. Invito anche a premiare il delegato regionale Giorgio Moretti a consegnare i premi. Questa è la targa che ti viene riconosciuta da Calcio a 5 Extra Time e dal galà del Calcio a 5. Sporting Lucrezia, una stagione straordinaria per voi e questo è il riconoscimento. Adesso proseguiamo con la segnazione del premio come miglior portiere della Serie C2. Resta con noi Giorgio, resta con noi Davide, restate qui con noi che faremo anche due parole tra qualche istante. Dicevo, miglior portiere, i candidati erano Marco Anselmi del Futsal Fano, Federico Bartolucci ancora dello Sporting Lucrezia, Jacopo Menotti del Betnik Pergole, ancora Luca Monti del P73 e Mirko D'Angelo Antonio del Cassiano. Un plebiscito in questo caso di voti è andato ad assegnare il premio come miglior portiere della Serie C2 Girone A a Marco Anselmi della Futsal Fano. Chiamo il portiere della Futsal Fano qua con noi, consegna il premio nuovamente il delegato.